Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di farvi vedere un po' degli ultimi prodotti che ho comprato, che ho ricevuto, insomma sarà uno shopping un po' misto, anche con tutte le cosette che ho preso in crociera. Come prima cosa ho ricevuto questo pacchettino qui da negozio e-commerce e anche diciamo negozio fisico di Milano, che si chiama Dottor Aaron Erboristeria, con tantissime cose che non vedo l'ora di provare, anche se in realtà due cosette non ho resistito. Abbiamo questa qui, che praticamente è una tinta per capelli che nutre, colora e rafforza, con lacto safe e olio di argan da agricoltura biologica della marca BioCap di Biosline. E io ho scelto per i miei capelli, perché voglio scurirli un po' nonostante è estate, il numero 4.5 castano mogano senza nickel, e è una tinta non biologica, perché alla fine le tinte bio non esistono, ma comunque è una buona tinta accettabile. Ho letto tantissimi pareri positivi su questo prodotto. Il contenuto è praticamente questo: simil spargi shampoo, la tinta stessa, che è questa qui, tutto il fogliettino illustrativo e questi due prodotti, che sono praticamente lo shampoo balsamo e la crema protettiva sempre di BioCap. Se può interessarvi magari un video mentre la faccio con voi, fatemi sapere nei commenti. Ho trovato due prodotti della linea Elan Capel Venere. Uno è lo shampoo crema ristrutturante riacidificante, trattamento salva colore da utilizzare dopo aver fatto la tinta, con estratto di pompelmo, wasabi, wow, proteine di frumento e mandorle dolci. Naturalmente, come tutti i prodotti di Elan, hanno un inci ottimo. Infatti questo shampoo non contiene SLS, SLS, conservanti, coloranti, eccetera. La confezione è questa qui, completamente verde, e contiene 200 ml di prodotto. Devo dirvi che con i prodotti Elan mi sono trovata sempre molto bene. Adesso sto provando anche il loro fondotinta, che è davvero buonissimo. E il prodotto che già ho provato, che ragazzi io vi consiglio assolutamente, è questo, sempre Elan, sempre linea Capel Venere, jojoba e babassu ristrutturante fluid per le doppie punte. In realtà è un olio che si mette sui capelli, c'è scritto sia asciutti che bagnati. Io preferisco utilizzarlo dopo lo shampoo a capelli umidi, da mettere solo sulle punte, perché ragazze, prima cosa profuma i capelli, seconda cosa li rende morbidi. È un prodotto molto molto profumato, la confezione è questa qui a pompetta e contiene 100 ml di prodotto. Come vedete è trasparente, e quando viene messo sulle mani, ve lo faccio vedere, vedete, è un olio che però, ragazzi, cioè non unge assolutamente. Io adesso lo sto mettendo praticamente con voi, se una persona guarda il capello non lo vede unto. Nel pacchetto ho poi trovato questa BB cream, che si chiama acido ialuronico Yalurage BB cream 10-1 erboristeria magentina, e il colore è il medio chiaro. L'ho provata già una volta e devo dirvi che è una BB cream, quindi diciamo una crema colorata, abbastanza leggera, è anche molto liquida, non copre tantissimo, e secondo me è adatta soprattutto a chi ha pochissime imperfezioni o comunque a tutti i giorni, se non si vuole una copertura molto alta sul viso e si vuole lasciare respirare la pelle. La confezione contiene 30 ml di prodotto, ha un SPF 15, quindi già questo è importante, un ci ottimo. Sono passata poi alla Coop, non per fare spesa, ma per prendere proprio questi due prodotti. La crema solare Viviverde Coop SPF 30, protezione alta, resiste all'acqua, è a base di olio di argan e di mandorle dolci, provenienti entrambi da agricoltura biologica. Contiene 50 ml di prodotto, da 3 anni, cioè da quando Viviverde la mette in commercio, io l'acquisto sempre. Viene 8
8,50 euro mi sembra, però mi piace tantissimo perché noto che mi protegge proprio bene dai raggi solari, non mi provoca rossori, non fa scottare. Ecco, l'unica cosa che anche infatti voi mi avete detto su Instagram è che lascia molta molta scia bianca, proprio molto difficile da stendere, e per questo all'inizio non mi piaceva, infatti non volevo più riacquistarla. Poi però ho trovato un metodo molto efficace per applicarla, ossia la Micello con la mia crema viso preferita per tutti i giorni, diviene un fluido normale e non ho problemi assolutamente ad applicarla. E poi ho preso così alla cieca il balsamo labbra idratante protettivo di Vivi Verde Coop, è a base di estratto di camomilla e di olio di jojoba, è senza oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG, e infatti come potete vedere ha un inci praticamente perfetto, e con lo sconto dovrei averlo pagato tipo 1,20 euro, 1,50 euro. Naturalmente lo proverò bene in questi giorni e vi farò sapere se può interessarvi una recensione, ma so che tantissime di voi lo adorano, me l'avete, cioè su Instagram mi avete tartassato, non ho mai visto un prodotto recensito così bene da tutte voi e infatti ero curiosissima di provarlo. Adesso arriveranno le critiche, come ogni volta che mostro un prodotto che non ha un buon inci, ma ragazzi, se mi seguite sapete che per le labbra, per i mascara spesso faccio eccezione e quindi acquisto prodotti che non hanno proprio un inci accettabile. Con l'arrivo di Kat Von D in Italia, che sicuramente ormai avete sentito e visto in tutti i punti vendita Sephora, ho deciso di farmi un piccolo autoregalo e di acquistare questo kit, che praticamente è l'Everlasting Lip Duo, una confezioncina che come potete vedere contiene due rossetti liquidi e sono il Susperia e il Melancolia. Queste sono le shade che ho trovato nel kit e naturalmente utilizzandoli poco ho preferito non acquistare il formato grande, anche se Lolita mi ispirava molto, ma magari provarne due piccolini che posso utilizzare insieme o separatamente. Melancolia è questo rosa, proprio Barbie, che sinceramente non sta molto bene con il mio incarnato. Questo è il colore sullo stick. Susperia, che è questo viola abbastanza scuro, che in videocamera sembra grigio, ma credetemi è molto molto più viola. Questo devo dirvi che è più carino e sulle mie labbra sta abbastanza bene. E questi rossetti liquidi di Kat Von D devo dirvi che mi hanno un pochettino delusa e non rimangono tantissimo sulle labbra, cioè quando sono applicati danno un bel effetto, sono molto confortevoli, sono anche a lunga tenuta, però appena poi si beve, si mangia qualcosa tendono un pochettino a sciogliersi, sì, soprattutto qui all'interno delle labbra. Posso dire che ho provato dei rossetti liquidi migliori a prezzi molto più bassi, mi aspettavo qualcosina in più. Ogni mini size contiene 3,0 ml di prodotto, anzi fatemi sapere voi se vi siete trovati bene con i long lasting di Kat Von D, se vi durano sulle labbra. Mi è anche appena arrivato un pacchetto di MAC. Ieri sera ho fatto un ordine, c'è il 20% di sconto su tutti i prodotti MAC dal loro sito ufficiale ma anche negli store, e la spedizione gratuita. Ho preso un prodotto che volevo da tantissimo tempo ed è questo lipstick qui, ossia il Matte Lipstick Mer. È uno dei rossetti più citati da tutte e per questo, vabbè, volevo provarlo anche io. Mer è questo qui, che la colorazione è molto molto particolare, è proprio un colore labbra molto bello, che però come potete vedere tende un pochettino al rosato. Ragazzi, mi piace veramente tantissimo, è molto confortevole, naturalmente non so dirvi sulla durata perché l'ho appena ricevuto, quindi nel pacchettino anche una mini size del mascara MAC False Lashes. Passiamo infine a tutti gli acquisti che ho fatto in crociera. Ho preso questa maglia da Zara, è una maglia completamente bianca, anche abbastanza trasparente, infatti si vede la canocchierina sotto, ma ha la particolarità di avere queste maniche a volant, come vanno queste
quest'anno. Questa maglia l'ho presa in Spagna, più precisamente a Palma di Mallorca, e l'ho pagato solamente 7,90 euro. Nel negozio CEA, vi ho fatto vedere anche la busta nel vlog, ho preso questo choker perché, ragazzi, mi è iniziata la passione per i choker. È, vedete, completamente nero e ha queste catenine oro, e questo l'ho preso a Barcellona. Mentre da sempre CEA a Palma di Mallorca ho preso questo foulard, vedete, è grandissimo, con tutti i fiori alla Sagrada Famiglia a Barcellona. Ho preso mini size, è molto molto carina, e l'ho portata come souvenir ai miei. Sempre a Palma di Mallorca ho preso poi al Patatone, che come sapete non è potuto scendere con me, un cappellino con scritto Palma di Mallorca, di cui vi lascio la foto qui. Ho preso nel negozio MSC un portaborsa molto molto carino e brillantinato, che mi è piaciuto tanto e l'ho regalato portato come regalo per mia mamma. Un ultimo omaggio che ho avuto è stato poi questo choker qui, ve lo faccio vedere anche non indossato, semplicissimo, con questo cordoncino color verde militare, e ha questi due ciondolini, e l'ho ricevuto in omaggio dalla Stenom, in quanto mamma ha acquistato alcuni prodotti. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete provato qualcuno dei prodotti che vi ho fatto vedere nel video e come vi siete trovate, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!